Siamo presso la Sor Diovada dove viene presentato il progetto Via Libera. Di cosa si tratta? Allora, il progetto Via Libera è un progetto che prende forma da una coprogettazione che il Consorzio dei Servizi Sociali ha promosso con le organizzazioni che si occupano di trasporto sociale e sanitario sul nostro territorio e avremo la possibilità, considerato il fatto che la mobilità è uno dei problemi grossi della zona in cui viviamo, avremo la possibilità di avere a disposizione dei mezzi che consentano il trasporto delle persone in ambito sociale, quindi anche per le commissioni banalmente, per insomma, cercare di agevolare chi si trova in difficoltà e chi vive in zone. Magari abbiamo collaborato naturalmente sotto il faro della Croce Verde Vadese, che è, diciamo, il punto di riferimento per quello che è il trasporto sanitario nella nostra zona, ma abbiamo coinvolto Cigno, Vela e Anteas e Auser, che si occupano di trasporto già in altre zone della nostra provincia. Sfruttiamo quelle che sono le esperienze già sviluppate in territori analoghi al nostro, ad esempio il Tortonese, e quindi proviamo a sviluppare questo progetto, che appunto si richiama, dico di nuovo, si chiama Via Libera, per dare la possibilità proprio del trasporto, della mobilità, a tutte le persone che ne abbiano bisogno. E quando partirà in maniera effettiva? Allora, il mezzo che il Consorzio dei Servizi Sociali con il progetto in atto ha messo a disposizione sarà pronto entro la metà di giugno, metà fine di giugno, quindi sicuramente da luglio in avanti. E poi ci sarà, insomma, tutto un sistema di organizzazione. La Fondazione Cigno si occupa della segreteria, quindi prenderà gli appuntamenti, insomma, sarà il tramite per le persone che vorranno fissare e richiedere il servizio. Un progetto di trasporto sociale che va in sinergia con quello avviato dal Camper della Salute promosso dalla Fondazione Cigno. Il camper della salute andrà sui territori a fare delle verifiche, a prendere dei parametri per le persone che non sono vicine al punto sanitario. Il progetto che si sviluppa con Via Libera darà la possibilità, qualora con il camper della salute, ad esempio, venissero evidenziate delle problematiche, una persona che ha bisogno di fare degli esami, di recarsi presso degli ambulatori, potrà essere segnalata al progetto Via Libera e in questo caso usufruire del trasporto sociale.